Cari amiche, cari amici di Trieste Caffè, un benvenuto a tutti, un caloroso benvenuto a Johnson Righeira, prima volta a Trieste Caffè. Benvenuto Johnson. Grazie, ciao a tutti. Prossimo anno, 35 anni di carriera, un bilancio. Prossimo anno, fammi fare due conti. Sì, sì, ma bilancio direi che è andata piuttosto bene, sta ancora andando bene. E ho cominciato da solo e penso che la finirò da solo, a meno che... Chissà, perché ho cominciato come solista, poi c'è stata la gloriosa parentesi Righeira come duo. Da due anni sono tornato solista, ci siamo separati, di cose che succedono. E quindi sono tornato solista e niente, mi sto guardando intorno e sto pensando che cosa fare da grande. L'estate sta finendo, vamos alla playa. Come si crea un tormentone estivo? Se lo sapete. Una ventina, trentina, già tanto che ne siano venute fuori due, quattro, ma soprattutto due, e quindi non lo so, ci sono risultati. Oggi è ospite del Giulio a Trieste. Trieste, certo, sono stato molte volte, un sacco di amici. E ci vengo sempre volentieri. Indimenticabile fu la serata in Piazza Unità insieme ai Wet Tones qualche anno fa, e per cui mi spiace solo che io sono di Torino, sto a Torino, quindi Torino e Trieste sono un po' distanti, e se mettessero l'alta velocità magari ci verrei un po' più spesso, perché è un bel viaggettino venire fino a Trieste. Però quando sono molto contento quando ci vengo, perché sto molto bene, ripeto, ho molti amici, è una città che adoro, anche perché mi ricorda un po' Torino per certi versi, questo fascino un po'. Tra le giovani generazioni, c'è qualcuno in cui magari ti ritrovi tu a inizio carriera? No, questo non lo so, c'è qualcuno che non mi dispiace, anche se ritengo che se in questo particolare momento trovo che sia una fase un po' stanca della musica, c'è bisogno che succeda qualcosa, come la sensazione che stia per succedere qualcosa, non so ancora cosa, ma io spero innamorarmi di qualche nuova cosa che possa succedere. Un flash, nell'epoca dei talent show, i Righeira avrebbero sfondato? Non credo. Io forse ho cominciato a imparare un po' a cantare recentemente, i talent show sono fatti più che altro, cioè, è una questione di tecnica, e mi sembra che noi avevamo tecnica zero ma un sacco di idee, quindi proprio forse è questo che manca adesso alla musica, alle idee. La ringrazio Johnson e buon proseguimento. Ciao, grazie a tutti, ciao Trieste Caffè.